Buongiorno, buon venerdì ad Alessio Bonpasso e dalla redazione di La CNews 24. Fin dal mattino ci intrufoliamo dentro le vostre case per raccontarvi i fatti della giornata, per tenervi informati. Lo faremo come sempre con i giornali che troverete in edicola, lo faremo attraverso le nostre rubriche, lo faremo attraverso anche i nostri servizi ed approfondimento confezionati dalla redazione giornalistica. Lo facciamo anche con le ultimissime notizie, quelle battute dalle agenzie negli ultimissimi minuti, secondi. Ce n'è una davvero gravissima che riguarda stamattina, che riguarda un incidente stradale a Vibo Valentia, nei pressi di Vibo Valentia. La leggiamo insieme. Un incidente gravissimo si è verificato sulla statale 18 nei pressi di Vibo Valentia, appunto tra Venadio Nadi e la città capoluogo. Per chi è del posto, si tratterebbe nell'incrocio davanti all'ex centro commerciale Le Cicale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero coinvolti tre mezzi, un mezzo pesante, un'auto, e ci sarebbe anche un'altra auto. Si parla anche di un ferito gravissimo. Cercheremo di capire qualcosa di più nel corso di questi minuti che passeremo insieme. Dicevamo, insomma, soprattutto i quotidiani che troverete stamattina in edicola, partendo dai quotidiani nazionali e dalle prime pagine. Allora ci intrufoliamo all'interno della Repubblica, prima pagina a livello nazionale, eccola qui. Andiamo subito a capire quali sono i titoli e i fatti più importanti della giornata. Padoan, la consulta doveva valutare i costi della sentenza pensioni, intervista al ministro dell'economia. Serviva coordinamento, se la Grecia esce dall'Europa rischiamo anche noi. Insomma, questo anche l'allarme del ministro dell'economia Padoan. Ma soprattutto da ieri è diventata legge l'anticorruzione, ok alla legge, pene più severe sul falso bilancio. Insomma, da ieri sera anche questo è diventato una legge, l'anticorruzione. E poi altri titoli più importanti sulla questione nazionale. C'è una bella notizia che riguarda Emma Bonino, di spalla la felicità di Emma Bonino, eccola qui. Ho vinto la prima tappa contro il cancro, era stata lei la prima a, insomma, a raccontare del suo problema, del suo tumore. La stessa cosa lo ha fatto nel dire che è tutto sparito, almeno secondo l'ultimo bollettino medico. Ha parlato anche Veronesi, quanto conta il coraggio di dire non sono la mia malattia. E questa, insomma, è anche Emma Bonino. Altri titoli importanti della giornata: orrore e distruzione a Palmira, metà della Siria in mano dell'IS. Andiamo ad approfondire. Palmira, l'antica Tadmor, secondo la Bibbia costruita da Solomone, i combattenti del califfato possono scatenare la loro collera iconoclasta, si annuncia un massacro di statue decapitate, oltre alle teste tagliate degli avversari umani, di colonne pagane sbriciolate, di immagini insozzate o cancellate con raffiche di Kalashnikov. Nella città appena conquistata ci sono tante tracce preislamiche, non mancano le rovine millenarie del mondo politeista greco-romano. Andiamo anche a leggere altri titoli. Con il giorno della strage, quindi il ragazzo arrestato in Italia, il giorno della strage, Abdel era in Italia. Polemiche su Alfano, che ha raccontato, insomma, dicendo che loro hanno seguito, l'Italia ha seguito soltanto un arresto, una cattura, un arresto internazionale. Crescono i dubbi sulle accuse di Abdel Majid Touil, il 22enne marocchino arrestato mercoledì a Gaggiano nel Milanese. Il giorno della strage del bardo a Tunisi, era a scuola di italiano con noi, ripetono i suoi compagni di classe. Polemiche intanto sul ministro dell'interno Angelino Alfano, al quale le opposizioni chiedono le dimissioni.
E ancora altri fatti importanti della giornata. Ecco il piano dell'Unione Europea sulle quote, aiuti a Roma, ma a più controlli. Potrebbe essere molto superiore alle previsioni. Il contingente di rifugiati attualmente in Italia e Grecia, che la Commissione proporrà di ridistribuire tra tutti i paesi europei, le cifre che circolano sono circa il doppio delle ipotesi avanzate finora. E questa era la Repubblica. Andiamo al Fatto Quotidiano. Antimafia, battaglia su De Luca. Voti comprati per 30 euro. La commissione certifica solo 13 impresentabili. Dopo aver litigato sui requisiti, il sindaco condannato per ora si salva, un candidato che appoggia Emiliano offre rimborsi, spese, rappresentanti di lista, il suo staff, portate tessere elettorali per avere riscontro del voto, regionali, Renzi lancia l'allarme in Liguria e Campania e oggi va proprio a Salerno. E poi Profondo Veneto. Lady Like Moretti ha la sindrome dell'abbandono, insomma questo è il punto di vista del Fatto Quotidiano. L'Agicom stanga la Rai, il Premier da Giletti ha violato la par condicio. Ne leggeremo tante di queste notizie nei prossimi giorni. Illegittima la nomina di Lovoi, Palermo senza procuratore, andiamo di più nel dettaglio. Il Tribunale amministrativo annulla la delibera illegittima, illogica, apodittica, incoerente, irrazionale con cui Palazzo dei Marescialli ha secondo il desiderio di Napolitano e dei partiti di isolare PM dell'inchiesta sulla trattativa, occultando i titoli dei due candidati più meritevoli. Intanto l'autogoverno ci ricasca, fuori il PM greco e lo stesso Loforte dalla corsa per la Procura Generale di Milano. E poi, un fatto che riguarda anche la Calabria e tutto il calcio dilettantistico, soprattutto dopo quello che è successo in questi giorni, non riguarda però il nuovo scandalo calcio scommesse, ma riguarda alcune dichiarazioni di Belolli sul calcio femminile. Cacciato Belolli, ora Ratavecchio si riprende il calcio dilettanti, è stato proprio sfiduciato, lesbiche e molestie, queste le sue parole più forti. Dell'ex numero uno del campionato della Federazione Nazionale Dilettanti. Altri fatti importanti sul Fatto Quotidiano, la guerra finita. Il bardo, arrestato l'uomo sbagliato, terrorismo, propaganda e realtà, lo abbiamo anche letto, il ragazzo, secondo soprattutto quello che dicono i suoi compagni, i suoi familiari, i suoi compagni di classe, dicono era in Italia quel giorno, era in Italia sia il giorno prima, sia il giorno dopo, sia lo stesso giorno della tragedia, dell'attentato del bardo. Altri fatti importanti, la guerra vera ISIS prende Palmira e punta su Damasco, l'abbiamo letto anche prima. E insomma, l'ISIS continua a piazzare le proprie bandiere, davvero incredibile questa situazione che si sta vivendo. E poi andiamo oltre il Fatto Quotidiano, andiamo sulla Repubblica che abbiamo già visto. Andiamo a vedere anche le questioni che riguardano i fatti regionali. Prima però andiamo a vedere la nostra rubrica, la prima della giornata. Cosa accadde oggi? Andiamo a vederlo insieme. Accadde oggi 22 maggio 1873. L'ottantenne Alessandro Manzoni moriva di meningite dopo aver subito un trauma cranico sbattendo la testa su di uno scalino all'uscita della chiesa milanese di San Fedele.
Insomma, abbiamo visto la nostra rubrica Cadde Oggi. Ricordiamo quello che abbiamo detto in apertura: un incidente gravissimo sulla statale 18 che da Vibo Valentia porta a Jonadi, o il contrario, insomma, se preferite. Si è verificato questa mattina, presto, coinvolti diversi mezzi, anche un mezzo pesante. Ci sarebbe un ferito grave, stiamo cercando di capire di più. Tra poco vi proporremo anche le immagini, andremo sul posto con le nostre telecamere. Dicevamo, siamo nei pressi di Vibo Valentia, tra Vena di Jonadi e la città capoluogo. Per chi è del posto e per capire, insomma, anche meglio il luogo dell'incidente, incidente gravissimo, stiamo parlando dell'altezza del incrocio del centro commerciale Le Cicale, tant'è che i carabinieri che sono intervenuti sul posto stanno facendo defluire il traffico su una parallela proprio che taglia la statale 18. Cercheremo di capire di più nei prossimi minuti. Tornando invece ai fatti più importanti della giornata di ieri, ci sono le nomine dei nuovi direttori generali da parte del governatore. Andiamo a conoscere meglio proprio i nuovi direttori generali. Il governatore Mario Oliverio ha nominato i direttori generali dei dipartimenti. Alla sanità va Riccardo Fatarella, ex manager dell'ASP di Catanzaro, docente universitario alla Sapienza e alla LUIS, oltre che manager di alcune società private impegnate nel Lazio. Ai fondi comunitari Paolo Praticò, attuale consulente del governatore, già alla guida dello stesso dipartimento su investitura dell'ex giunta di centrodestra, poi defenestrato in seguito ad uno scontro con l'allora assessore Giacomo Mancini. Alla presidenza Antonio Viscomi, docente di diritto del lavoro all'Università di Catanzaro, del quale Oliverio si era avvalso nella redazione del suo programma elettorale. Alla segreteria generale, invece, Ennio Apicella, docente universitario di diritto amministrativo, già avvocato dello Stato e docente dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Durante la giunta di Peppino Chiaravalloti era stato commissario straordinario dell'ASL di Catanzaro e direttore generale della Fondazione Campanella. La giunta che si è oggi riunita a Catanzaro ha anche deliberato la rotazione di tutti i dirigenti dei dipartimenti, lavori pubblici, attività produttive, lavoro e formazione. E questo è il nostro servizio di approfondimento sulle nuove nomine attese dei nuovi direttori generali emanate dal governatore Oliverio. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dal Quotidiano del Sud. In cima, in testa, Viadotto, il sequestro rimane, manca il progetto per la messa in sicurezza, autorizzata solo la rimozione delle macerie, il crollo sulla 3. Le operazioni inizieranno il 27 maggio, difficile la riapertura prima dell'estate. Andiamo ad approfondire per un attimo: il progetto di consolidamento della Viadotto Italia non è stato ancora presentato dall'ANAS e dall'Italsarc. La procura di Castrovillari ha quindi autorizzato solo le operazioni di rimozione delle macerie, difficile la riapertura del tratto A3 prima dell'estate. Andiamo a leggere gli altri titoli sul Quotidiano del Sud. Eli Soccorso non trova l'ospedale a terra per chiedere informazioni. Sembra un paradosso, però è successo. Diretto da Tropea a Bari, con un pescatore rimasto gravemente ustionato, di fatto ha perso la strada. Altri fatti importanti sul Quotidiano del Sud. Sanità. Il commissario Scura manda una task force, l'accordo con il Bambin Gesù e 5 Stelle. A spregio pagate due volte le stesse fatture. Fatture pagate due volte e 395 milioni di euro di debiti. La situazione dell'ASP di Reggio è allarmante. Il commissario Scura pensa ad una cura drastica, investendo del problema una task force, esposto dai 5 Stelle sull'accordo con il Bambin Gesù, ma i risultati sono positivi. Altri fatti sul Quotidiano del Sud. Regione, ecco chi sono i nuovi direttori generali, insomma l'abbiamo anche visto. Crotone, tentata estorsione, assolti Grazioli e le altre, colpo alla mafia, insomma questo è il titolo, è stato il nostro titolo d'apertura del TG di ieri a pranzo. Colpo alla mafia del Mare 21, arresti
uno degli arrestati saluta, insomma, il grande il clan, uno dei clan più potenti appunto di quella zona. Colpo alla mafia del mare, 21 arresti. E poi altri fatti. Più anni di carcere, la nuova legge, e questo riguarda insomma un po' tutti a livello nazionale, più anni di carcere per mafiosi e corrotti, ieri il definitivo sì alla Camera, il falso in bilancio torna a essere reato per i boss, la pena fino a 26 anni. E poi taglio basso, la mia impresa qui perché amo la Calabria, il coraggio e la determinazione di una giovane donna ieri sera su Italia 1, Mena Cutrupi, ha ottenuto il consenso degli investigatori per le coccole della mamma. Velocemente andiamo a vedere anche la prima pagina del Garantista, altro quotidiano regionale, il giudice in testa, il giudice non convalida il fermo di due dirigenti, Molino e Palermo del Montalto erano finiti in manette martedì scorso, intanto la DDA annuncia nuovi clamorosi sviluppi, ci sono diverse squadre ancora coinvolte, tra queste il Messina e anche la Regina, ore ufficiale, la Calabria rimarrà isolata tutta l'estate, il procuratore Mazzotta ha ammesso che la riapertura a breve del viadotto crollato è altamente improbabile, l'ANAS non ha nemmeno presentato il progetto per il rinforzo del pilone. La Regina si riprende due punti, martedì il derby con il Messina, è stato proprio il Collegio di Garanzia Federale a restituire due dei tre punti alla squadra Amaranto, quindi Regina che volerà ai play-out contro il Messina. Ora è il momento però dell'altra nostra rubrica, Business Class. Domenico Battaglia, consigliere regionale del Partito Democratico. Lei si porta dietro un pezzo di storia. Ha detto bene, diciamo. Non faccio la cosa figlio d'arte, perché figlio d'arte io ho cominciato a fare politica, che certo in casa si è sempre respirato politica, papà è stato sindaco, assessore regionale, deputato dagli anni, diciamo, fine metà 60 in poi, dagli anni 60 fino al 90, no? Però è chiaro, noi abbiamo avuto questa palestra di vita in casa e quindi per noi la politica, rinunciavamo a qualche ora per giocare a pallone e facevamo politica sin dalla scuola, ai decreti dei legati, sono un po' vecchiotto però insomma. Chi è Domenico Battaglia nella vita? Chi è Domenico Battaglia? È uno che fa politica da sempre, perché per noi politica significa servizio, servizio alla nostra gente, servizio a una comunità bellissima che è la comunità calabrese, con i tanti suoi bisogni, con un modo molto umile, molto umano di atteggiarci. Per il resto è un funzionario del Consiglio regionale della Calabria, oggi in aspettativa perché fa il consigliere regionale della Calabria. È una cosa alla quale abbiamo creduto fortemente e che arriva dopo un impegno forte. Io sono stato tre volte consigliere provinciale, assessore nella precedente amministrazione, però con grande veramente forza e con l'idea di poterci spendere per la Calabria ci siamo candidati alle elezioni del 23 novembre. Si è candidato e nel candidarsi ha detto nessuno primo, nessuno ultimo, e ha lanciato un segnale di emancipazione della classe politica reggina in particolare. Sì, perché io credo che questa terra abbia bisogno di guardare alla politica come un modello di riferimento. E allora spesso la politica non è un riferimento positivo e allora noi dobbiamo mandare un messaggio forte anche alle giovani generazioni. Fare politica è una cosa bella. Io l'altro giorno sono stato ospite a un convegno, si parlava del pensiero di Santa Caterina da Siena, che era una analfabeta, il 1300 donna che era diventata un riferimento dei potenti europei della politica circa 700 anni fa, quindi è una cosa da poco, in cui diceva soprattutto che la città prestata. Ora noi abbiamo la Calabria, la provincia, le città sono prestate e noi dobbiamo essere bravi a restituirle un po' meglio di come le abbiamo trovate. Allora io credo fortemente nel messaggio e nel primato della politica, ma deve essere fatta bene, interpretata bene e soprattutto accanto ai bisogni della gente. Perché è orgoglioso di essere calabrese? Per tutto questo, perché è una terra bellissima e perché io credo che ci sono tutti i connotati positivi nel popolo calabrese. Bisogna saperli tirare fuori. Io credo che vada recuperato un forte senso di appartenenza, che forse in questo periodo manca.
gente purtroppo per la mancanza di lavoro scappa via dalla Calabria. Bisogna far tornare i calabresi, quelli che sono bravissimi fuori dalla Calabria, a essere orgogliosi di essere calabresi in Calabria. Vi auguro buon viaggio in Calabria. Grazie, grazie. Dopo aver dato spazio alla nostra rubrica Business Class, vi ricordo la notizia di apertura. Stiamo cercando di capire di più sul gravissimo incidente che si è verificato nei pressi di Vibo Valentia sulla statale 18, coinvolti diversi mezzi. Ci sarebbe anche un ferito gravissimo. Stiamo cercando di capire di più, vi proporremo proprio anche le immagini. Un incidente all'altezza di Vibo Valentia tra Vena di Jonadi e la città capoluogo. Per chi è del posto, lo ripeto, e anche per capire meglio di dove stiamo parlando, è l'incrocio dell'ex centro commerciale Le Cicale. I carabinieri intervenuti sul posto stanno facendo defluire il traffico su una strada parallela. Vi proporremo le immagini tra pochissimo. Prima altri fatti all'interno dei quotidiani nazionali che riguardano la nostra Italia e la legge, soprattutto nuova legge. Diventata legge nella tarda serata di ieri, l'anticorruzione è legge Renzi, la prescrizione non sarà più possibile. Grasso esulta, Forza Italia e Movimenti 5 Stelle votano contro, il garante Cantone vi aggiusta però fare di più. 797 giorni sono serviti più di due anni per trasformare in legge la proposta di Piero Grasso, Presidente del Senato. Andiamo anche al Fatto Quotidiano all'interno per leggere un approfondimento legato proprio a quanto riguarda però a livello internazionale. Eccolo qui, l'ISIS sbriciola anche Palmira, un'altra bandiera infilata dall'ISIS, le milizie del califfato nel sito siriano, patrimonio dell'UNESCO, la Mogherini, crimine contro l'umanità. Obama, non stiamo perdendo, i jihadisti avrebbero già divelto decine di colonne e decapitato soldati di Assad. Insomma, scene che abbiamo visto e purtroppo parole che abbiamo già letto, e le vedete qui, le immagini sono davvero indicative. Andiamo anche all'interno dei nostri quotidiani regionali per un attimo. Quotidiano del Sud, andiamo su Catanzaro, Parco Romani, il sogno svanisce, il Tribunale Civile ha dichiarato fallito il fallimento della società commerciale. Accolto il ricorso dell'avvocato Barbieri, a novembre adunanza dei creditori. E allora Parco Romano, il sogno svanisce, non solo Catanzaro ma anche Cosenza, l'opera si consegna a dicembre, stiamo parlando di Palazzo Bilotti, nuova mediazione del profetto organizzata dai grillini, l'opera si consegna a dicembre, nell'incontro con i commercianti la ditta assicura di chiudere entro fine anno. Poi Alluzzi, il classico e l'artistico di nuovo autonomi, Cassano, accesso al credito, nasce la convenzione. Questa è la prima pagina di Cosenza sul Quotidiano del Sud. Reggio, Eli soccorso dalla Tito Minniti, esulta Raffa, il management di Sogas ha lavorato in silenzio, un traguardo, l'ENAC ha dato il via libera al servizio che funzionerà H24. E poi Melito Portosalvo, i commissari salutano la città e consegnano bene confiscato a Siderno, processo recupero comune, parte civile in Cassazione. Abbiamo un'altra rubrica, la nostra si chiama Expo o Caffè, e allora andiamo a vedere con chi oggi è stato preso questo caffè. Thank you.
Bentrovati a Caffè Expo, anche oggi parliamo di questa grande manifestazione universale. Io sono insieme al rappresentante della CIA Calabria, Franco Lucia, bentrovato. Allora, un grande appuntamento, la Calabria è partita un po' in ritardo ma è arrivata in tempo per organizzare un grande evento all'interno di Expo. Non solo ci sarà il nostro padiglione, però una serie di manifestazioni tra luglio, agosto e poi settembre, quindi che cosa ci aspetterà in questi mesi? Beh, per intanto l'Expo rappresenta un'occasione straordinaria anche per noi calabresi per veicolare l'immagine di una Calabria diversa, di una Calabria che non è rassegnata, che non ha gettato la spugna, la Calabria dell'agroalimentare che sta in campo nonostante le difficoltà, ma riesce a crescere, a competere in un periodo di crisi come quella che stiamo vivendo. La CIA sarà presente a Expo dal 24 giugno al 2 luglio come CIA regionale, ma siamo presenti per tutti i 6 mesi come CIA nazionale. Per 9 giorni saremo come CIA Calabria, lì racconteremo la Calabria che noi rappresentiamo, i nostri imprenditori, e rappresenteremo una Calabria che, come dicevo prima, non è rassegnata, e presenteremo tre giovani start-up, imprese di successo nel settore dei giovani imprenditori, tre donne imprenditrici che si sono posizionate bene sul mercato nazionale e internazionale, e poi ci sono una cinquantina di aziende che saranno presenti nell'ufficio di rappresentanza della CIA per attività di promozione e attività commerciale con buyer e quant'altro. Quindi la CIA sarà molto al centro. 9 giorni di grande impegno e anche entusiasmante di concorrere, come dicevo prima, a rappresentare una Calabria diversa. Ecco. C'è una Calabria che lavora, una Calabria che fa impresa nel settore agricolo, comunque zootecnico, si eccelle anche, ci sono grandi realtà di eccellenza. Una Calabria che auspichiamo, ci auguriamo, da parte dell'istituzione si presta più attenzione, perché come dicevo prima, nonostante la crisi è l'unico settore che ancora riesce a produrre valore, occupazione, ricchezza. Quindi bisogna investire in questo settore per fare crescere e rafforzare il tessuto produttivo esistente, allargare la base imprenditoriale della nostra regione e proiettarci di più sul mercato nazionale e internazionale, dove nonostante queste eccellenze ancora noi abbiamo delle serie difficoltà. È un problema perché non riusciamo a sfondare il muro del mercato internazionale. Il commercio in termini di esportazione rappresentiamo soltanto l'1% nel panorama nazionale, l'agroalimentare calabrese di questo 1% come Calabria è lo 0,80, sono numeri ancora troppo piccoli, nonostante in settori come quello del vino, dell'olio, dell'ortofrutta abbiamo aziende che sono sul mercato globale. Ecco, bisogna fare crescere questo flusso alimentare, questo flusso di imprese che è capace di competere su scala più vasta. Del resto, quando c'è la crisi non è sufficiente il mercato interno, c'è bisogno del mercato internazionale per avere più redditi, più ricchezza, più valore. Grazie mille a Franco Lucia, delegato della CIA Calabria, grazie come sempre anche a voi per averci seguito. Alla prossima. Grazie alla nostra Emily Casciaro. Prima di dare spazio al meteo, approfondimento e nuove notizie che ci arrivano in merito all'incidente di cui abbiamo parlato stamattina. Incidente gravissimo, si tratterebbe di un incidente mortale. Una donna sarebbe stata travolta e uccisa da un'auto che tra l'altro non si sarebbe neppure fermata. Stanno indagando i carabinieri, stiamo cercando di capire di più anche noi. Subito dopo il meteo, nella seconda parte, vi proporremo le immagini che i nostri operatori sono andati a raccogliere proprio sulla statale 18 nei pressi di Vibo Valentia, tra Venadio Nadi e Vibo Valentia. Allora,
il meteo e ci vediamo subito dopo per la seconda parte. Grazie. Amici Ilaci, una giornata di venerdì caratterizzata da un cambiamento delle condizioni meteo rispetto a quelle delle giornate di inizio di maggio, se vogliamo. Possiamo vedere dalla cartina delle correnti in quota una situazione cosiddetta ad omega, rovesciata, cioè i due anticicloni, quello delle Azzorre sulla costa atlantica, lo vediamo sulla sinistra dello schermo, invece sulla destra l'anticiclone russo che sale attraverso i Balcani in direzione proprio della Russia. Rimane invece vuota, diciamo, di aria calda la zona centrale, quella che ha diciamo, nella sua posizione centrale proprio l'Italia. Tutto ciò spiega una condizione di instabilità con l'aria fredda che è proiettata proprio dal nord Europa verso il Mediterraneo centrale e l'anticiclone che vediamo anche a 1500 metri d'altezza sulla destra dello schermo. Quindi sono alimentate delle perturbazioni che condizioneranno il tempo nella giornata di venerdì e per tutto il fine settimana, in particolare disturbando il centro d'Italia e il nord d'Italia. Vediamo delle nuvolette con simboli di pioggia sparsi un po' su tutta la penisola. Per quanto riguarda l'Italia settentrionale, il maltempo è concentrato sul nord-est, in particolare sul Veneto e sull'Emilia, dove sono previsti precipitazioni temporalesche anche di forte intensità. Centro Italia, disturbato dal maltempo, sarà così per tutta il fine settimana, a partire dalla giornata di venerdì, a seguire precipitazioni per Marrano, visto la posizione del centro di bassa pressione proprio sul centro d'Italia. Per il sud d'Italia invece a essere disturbate dalla rotazione del vortice depressionario, in particolare la Puglia, la Campania e la fascia tirrenica calabrese. Sarà così, diciamo, per la giornata di venerdì, perché insisteranno delle precipitazioni sul Tirreno cosentino, potranno arrivare sull'Ametino e anche sul Vibonese nel corso della giornata di venerdì, con un'accentuazione dei fenomeni in serata. Fascia ionica invece crotonese, catanzarese, reggino, protetta, diciamo, da questo flusso di instabilità, temperature in forte diminuzione e parliamo di un calo fino a domenica anche prossimo ai 7-8 gradi. Ovviamente annuvolamenti e situazioni di instabilità a ridosso dei rilievi della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte, in un contesto comunque che vede migliori le condizioni sulla Calabria orientale. A seguire una giornata di sabato ancora con instabilità che insiste sulla fascia tirrenica cosentina, sulla Metina e sul Vibonese, fascia ionica crotonese, catanzarese, reggina, protetta dalla barriera appenninica e temperature in diminuzione anche più sensibili rispetto alla giornata trascorsa, e questo trend di discesa continuerà fino alla domenica, dove si aspettano condizioni di tempo instabili almeno nell'entroterra e a ridosso dei rilievi. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di La C. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 27 aprile, l'edizione giorno della CNews 24 va in onda alle 13.45. I calabresi sono informati.